Oggi è il 25 novembre, come sappiamo, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. E, sembrerò retorica, ma ci piace dire che vorremmo che non esistesse questa giornata, anche se siamo molto felici di trascorrerla insieme. Sarò retorica nel dire che vorremmo che tutti i giorni, che 365 giorni all'anno, fossero il 25 novembre. Però stasera non parleremo di dati, non parleremo di numeri. Non parleremo nello specifico, di vittime. In realtà stasera ci piace, stare con voi con una, diciamo così, nota positiva e di speranza. È un'iniziativa molto bella e molto importante rivolta a ragazzi e ragazze e riguarda veramente appunto la formazione e la sensibilizzazione. E soprattutto le relazioni intime, affettive. Ne parleremo nello specifico perché vi racconteremo di un video, di un docufilm che è stato prodotto da alcune ragazze e ragazzi rivolto a loro coetanei e che è stato promosso dal Comune di Reggio Emilia e dall'Associazione Non Da Sola in particolare. Prima di entrare però nello specifico di questa serata e raccontarvi questo progetto e farvi conoscere e farci conoscere un po' le protagoniste e i protagonisti, ci piacerebbe un saluto appunto dal promotore principale di questo progetto che è il Comune di Reggio Emilia e ringraziamo moltissimo per essere qui con noi la nostra assessora Annalisa Rabutti. Ciao Annalisa. Ciao, ciao, mi sentite? Grazie. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sono anche io molto felice di essere qua oggi. Questa è una lunga giornata, stiamo facendo tantissime cose, le facciamo da stamattina presto per celebrare appunto questa importante giornata. Per celebrarla per quale motivo? Perché noi non dobbiamo abbassare la guardia, è un argomento sul quale dobbiamo continuare a lavorare. La violenza maschile contro le donne è un tema, ed è un tema veramente problematico, veramente importante, ed è importantissimo, come diceva prima Valeria, parlare con i giovani. Noi abbiamo lavorato moltissimo e lavoriamo per parlare con i giovani perché crediamo che sia importante che soprattutto i giovani e le giovani non siano vittime, ma soprattutto non siano complici di una cultura collettiva che porta alla violenza. Ricordiamo, io lo dico sempre, che la violenza non è un fatto individuale. La violenza maschile contro le donne non è un episodio. Non si può ricondurre semplicemente a una persona che ha avuto un momento di rabbia, non è giustificabile in questo modo. Ma è un fatto culturale, è un fatto culturale e collettivo ed è per questo che noi lavoriamo tantissimo, soprattutto sulle giovani generazioni. E stiamo lavorando soprattutto sul maschile, nel senso che noi crediamo che il maschile e il femminile, che quindi che donne e uomini siano intrecciati fra loro, che le loro relazioni siano interconnesse, che sia necessario un dialogo costante per fare in modo appunto che insieme si possa attivare un processo reale di cambiamento, per costruire quella cultura plurale della diversità e della non discriminazione, per promuovere veramente la parità, che ancora non c'è, perché non possiamo dire che è così, fra l'uomo e la donna. Il Comune di Reggio Emilia fa tantissime cose da tanti anni, dal 96 finanzia il Centro Antiviolenza, la Casa delle Donne, con cui lavoriamo appunto fianco a fianco tutti i giorni, gestito dall'Associazione Non Da Sola, che è qua stasera che io ringrazio, perché lavora veramente benissimo ed è appunto un nostro importante partner. Dal 2006 è attivo il tavolo interistituzionale per il contrasto alla violenza maschile sulle donne, con un protocollo d'intesa, un protocollo operativo molto importante. Noi siamo un'eccellenza in questa cosa ed è importante perché serve a costruire uno sguardo univoco e un modo univoco di reagire alla violenza maschile contro le donne, perché è molto importante avere lo stesso atteggiamento e tenere sempre qui anche viva la guardia, quindi non abbassare, come Non dicevo prima, la abbassiamo la guardia. guardia, non abbassiamo la guardia, Esatto. è giusto. E quindi noi Cosa ci facciamo dice tantissime Annalisa? cose, io vi lascio anche, non voglio insomma, fare retorica stasera, quindi io credo che sia No. importante che siano i ragazzi e le ragazze e il film a parlare, per cui il mio è davvero un saluto affettuoso Grazie, e speriamo grazie insieme di per questo riuscire a cambiare un che pezzettino di mondo intorno a noi. ho fatto. Lo faremo, grazie. Grazie Annalisa, resta con noi quanto vuoi, Sì, speriamo che tu possa certo. fermarti, quindi ovviamente speriamo anche poi di poterti risentire se è necessario. Questa iniziativa e il progetto che poi è stato realizzato di conseguenza ha un titolo che mi piace moltissimo. È un progetto molto lungo che riguarda appunto la formazione per la prevenzione all'interno delle scuole, ma in realtà protagonista è un video, come ci dicevamo prima, un docufilm. Mi piace tantissimo dire docufilm. Il titolo è successo una volta. Allora, chiediamo a Non Da Sola, ad Alessandra Campani, ma so che è qui tra noi. È successo una volta, è un titolo che abbiamo dato ascoltando attentamente le parole dei ragazzi e delle ragazze che generosamente si sono lasciati intervistare.
e ragazzi e ragazze che hanno intervistato in uno sguardo, in un incrocio che poi vedremo. È successo una volta, è quello che purtroppo molto spesso ci sentiamo dire quando entriamo nelle scuole, nelle classi, quando lavoriamo con i ragazzi e con le ragazze. Ci piacerebbe pensare che non è mai successo e non succederà mai. In realtà l'esperienza ci continua a dire che purtroppo spesso nelle classi sentiamo, sì, una volta è successo, mi è successo una volta, sì, è successo una volta che, e poi comincia la narrazione. E questo progetto, più che dare il potere all'immagine, certo è anche questo, perché ci sono sguardi, ci sono espressioni, c'è un'emotività. L'abbiamo molto sostenuto e voluto e ringraziamo Officina Educativa, ma anche il gruppo dei videomaker, insomma, poi avremo modo di ringraziarci tutti. Certo. Abbiamo sostenuto questa iniziativa perché mette al centro la narrazione. Su questo ci tengo molto, ci teniamo molto come associazione. Mette al centro la narrazione vuol dire che ci interessa il potere delle parole prima ancora che dell'immagine. Il potere delle parole vuol dire che quello che facciamo a scuola, quello che facciamo in classe non è insegnare ai ragazzi e alle ragazze come vivere meglio le proprie relazioni. Non abbiamo questo potere, non abbiamo nemmeno questa presunzione. Quello che però possiamo fare è portare nelle scuole quello che impariamo al centro antiviolenza. E una cosa che abbiamo imparato dalle donne è poterle ascoltare senza interpretare, senza tradurre, senza rielaborare, ascoltare. Ascoltare vuol dire che anche i ragazzi e le ragazze che ascoltano i loro coetanei possono sentire delle parole, a volte parole che restano apparentemente mute, senza alcun eco nel proprio vissuto. Parole che vanno capite, vanno pensate, vanno meditate, parole che rischiano di essere talvolta sinonimi di altre parole. E allora parole come conflitto e violenza sono due parole, ma non possono essere usati come sinonimi. Imparare ad ascoltare le parole vuol dire che il controllo non è la libertà, che il possesso non è la reciprocità. Il potere delle parole è quello che fa dire è successo una volta, te lo racconto, te lo riesco a narrare, te lo riesco a raccontare se tu mi ascolti per quello che è. Ma soprattutto, frequentare un linguaggio e anche frequentare una forma di vita, questo ce l'ha insegnato Wittgenstein, e quindi vuol dire se io imparo ad ascoltare, imparo la rappresentazione del mondo di chi sta parlando. E questo è un altro pezzo molto importante perché permette, soprattutto in questo video, di guardare le relazioni. A questo punto, ci piacerebbe, sentire e ascoltare il nostro Alessandro Scillitani, regista, e videomaker che ha condotto come regista appunto dei ragazzi attraverso l'officina educativa, il Videolab. In che senso Alessandro Scillitani ha partecipato a questo progetto? Ciao Alessandro, grazie e benvenuto e grazie anche a te di essere qua. Ciao, ciao a tutti. Sì, questo progetto appunto viene da un lavoro, da una collaborazione che va avanti da diversi anni. Io ho un gruppo, cioè ogni anno formo un gruppo di ragazzi, che insomma è questa realtà che si chiama Videolab. Cioè l'idea è quella di trasmettere innanzitutto sia il lavoro di squadra, ma anche e soprattutto l'idea dell'autenticità, a cui io tengo moltissimo. Quindi in questo progetto era fondamentale proprio questo tipo di approccio, il fatto di annullarsi quasi dietro la telecamera, non usare troppa tecnologia, non avere orpelli. Poi il mandato bellissimo secondo me era quello appunto di giovani che parlano con giovani, senza nessun tipo di problema, senza pregiudizi di nessun tipo, tutti alla pari e soprattutto appunto un racconto che quindi facesse sì che non ci fosse qualcuno da una parte e qualcuno dall'altra parte della telecamera. Infatti, li vedremo i nostri registi, i nostri protagonisti alternarsi da una parte e dall'altra. E quindi questo era un po' l'obiettivo. E quindi pochi orpelli, pochi microfoni, molta spontaneità e devo dire che è venuto fuori qualcosa di veramente importante questo, grazie anche
sicuramente a quelli che poi vedo che sono qui con noi, che sono anche, diciamo, i nostri testimoni. E poi tra poco certamente appunto andremo a conoscere, ma sicuramente ci aiuterai anche dopo averlo visto a capire come sempre avviene in questi casi, insomma, anche qualcosa di backstage, perché vedremo veramente anche appunto in questo film tutta la parte che c'è stata dietro, e quindi sicuramente l'apporto fondamentale che tu, Alessandro, sei riuscito a dare come supervisor di tutto questo progetto. Io non vorrei prendere altro tempo, e a questo punto vi direi di come se appunto si aprisse un sipario. State con noi, guardiamo insieme questo bellissimo docufilm e dopo andremo a conoscere insieme i nostri artisti, perché in un certo senso i protagonisti sono loro, artiste e artisti che hanno realizzato questo video. È successo una volta. Ci vediamo tra poco. Grazie. Se io mi immagino con in mano un DVD o una chiavetta, entro in classe con questo documentario e penso a come lo presento ai ragazzi e alle ragazze, penso che un gruppo di ragazzi poco più grande ha voluto vedere come stanno le relazioni oggi tra i loro coetanei. Io sono sempre un po' dell'idea che sia l'uomo che debba corteggiare la donna, questo sì, un pochino. Cioè, sono loro che devono mostrare più interesse all'inizio, secondo me. Quel senso di uomo, di prendere la decisione, di dire, mettere un punto, di sistemare il problema, è una cosa che mi dà una forza incredibile, che mi piace un sacco farlo, non so. Può essere che la violenza magari degli uomini sulle donne nasca da una frustrazione, sia quindi uno sfogo, ma non credo che venga incentivata. Sotto questo punto di vista non credo che ci sia qualcuno che gli uomini in segreto si trovano tra di loro e dicono quanto è bello picchiare le donne. La parte più difficile sarà riuscire a entrare nell'intimità di questi ragazzi, perché se gli spari una violenza di genere si rischia di ricadere negli stereotipi. Quindi bisognerebbe trovare un metodo per riuscire a valicare un attimo questa cosa. Sì, se siamo anche in tanti, magari mettiamo pressione ai ragazzi e forse non escono appunto le cose vere che vogliamo, magari delle esperienze che non raccontano così di prima battuta. Sì. Tentiamo di metterla sul dialogo delle relazioni tra giovani. Okay. Cioè, ho avuto relazioni in cui ero tranquilla e relazioni in cui non ero tranquilla, quindi non so se dipenda da me o dipenda dalla relazione che si instaura con l'altra persona. Ho avuto una brutta esperienza perché comunque sono stato tradito. Io non ho magari reagito nel migliore dei modi perché sono andato con la sua migliore amica. Lascio molta libertà, cioè io non dico fai questo, io dico sei libero di fare quello che vuoi, però non devi tradire la mia fiducia. Se tieni davvero così tanto qualcuno hai paura che te lo rubino in un qualche modo. E quindi, cioè, la gelosia ci sta, anche se non deve andare a sopraffare quello che è il rapporto. Se una persona non provasse gelosia a zero, o è poligama, oppure, cioè, c'è qualcosa che anche lì forse un po' non va. Tu hai mai ricevuto delle avance sgradite? Sì, a ballare capita spesso, però comunque ti giri o ti sposti e te ne vai. Certo, cerco sempre di non dividermi mai dagli altri, di non rimanere mai da sola. E se succedesse magari che il tuo ragazzo fa così, sì, cioè non ti guarda e il tuo ragazzo si arrabbia, secondo sì, te fino a quanto si può spingere il tuo ragazzo? Cioè, penso che per arrivare ad alzare le mani anche la ragazza dovrebbe avere collaborato a fare in modo che anche l'altro ci provi con lei. Cioè, non penso che uno alzi le mani così casualmente.
È successo una volta che ero a ballare e c'era anche il mio ragazzo, i soliti approcci di discoteca. Lui mi fa: non dobbiamo più andare a ballare nello stesso posto, se tu andrai in un posto io non ci verrò perché mi scaldo troppo e non passo bene la serata. Ma mi dice sempre che se mi tocca qualcuno lo ammazza. Cioè, piace, però so che comunque scherza. Però è successo anche più volte quando magari un ragazzo mi guardava, lui diceva qualcosa a questo ragazzo, tipo non guardare la mia ragazza o delle cose del genere. So che lui comunque è, cioè, abbastanza forte, come sia, cioè, una persona che fa un po' paura. È una cosa carina che piace alle donne in generale. A me piace, ad esempio, però le donne si sanno anche difendere da sole, ma fino a un certo punto. Tutte e due abbiamo la posizione, cioè io la sua e lui la mia, più che altro perché io, se la controlla lui, è perché magari va di sera a piedi a casa da solo, vedo che non mi risponde al telefono e sono preoccupata, allora guardo se è arrivato a casa. Se no, nient'altro, perché ci fidiamo davvero tanto. La vicenda. Tutte e due comunque sappiamo i codici, oppure quando magari lui scrive ad un suo amico, io sono di fianco a lui, vedo la sua chat, le chat che ha con gli amici, vedo tutto e lui è uguale con me, quindi non ho bisogno di andare a controllare perché so che comunque è tutto ok. Cioè, lui ha la mia password da tutto, anche la mia password di Instagram per dire. Però lui all'inizio sì, lo guardava molto spesso. Adesso no, anche perché, cioè, banalmente non mi scrive nessuno, quindi non ha neanche nulla da. Cioè, lui non mi ha neanche chiesto la password, gliel'ho data io e lui mi ha dato la sua, e però no, cioè non vedo questo. Anche perché se devo condividere parte della mia vita con lui, deve sapere tutto di me come io devo sapere tutto di lui. Intanto io non è per un fatto di fiducia o no, però ho la sua posizione sul mio telefono, quindi se so dov'è, se succede qualcosa so comunque dov'è, ma non è per un fatto di non mi fido dove va, non mi fido con chi gira, non è, no, 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 è proprio una cosa mia. So che delle volte deve magari prendere il tram a certi orari che non sono belli, dico tieni il telefono acceso, io ti chiamo appena esci, appena scendi dal tram, quindi io sono più tranquillo. Non ha paura se io magari giro per strada, che io possa essere affiancato o cose del genere. Tipo, si preoccupa di più se qualcuno ci prova con me in modo sentimentale. Cioè, non so se ho reso l'idea. Lui cosa fa per, non lo so, per essere sicuro che te non ti innamori di No, un'altra? si fida, nel senso. Poi, vabbè, magari è chi c'era con te, così, così, però faccio la stessa cosa anch'io, molto normale. Sì, gli chiedo chi c'è e poi magari se so che c'è qualcuno mi sta antipatica, gli dico qualcosa. Io so la password del mio amoroso, ma non è che se sono lì o il suo telefono lo prendo e lo vado a guardare. Cioè, magari mi serve guardare una cosa, allora ok, non ho il mio telefono vicino, lo faccio col suo, però non è che so la sua password perché lo controllo, cose del genere. Non sono una di quelle che ha l'account di Instagram del suo amoroso per andare a vedere che cosa fa, che cosa scrive, no. Ah, Non mi perché interessa. conosci qualcuno che lo fa? Sì, ho un sacco di ragazze. Oppure che hanno tipo, che lei ha il profilo di lui e lui ha il profilo di lei, così si possono tenere d'occhio, cioè mi sembra un po' troppo ossessivo come cosa. No, il profilo di coppia, orribile. Cioè, dove tipo tutti hanno lo stesso profilo e cioè tu non hai il profilo da solo, ma ce l'hai solo col tuo amoroso, Cioè, quando è che si può dire ok, è no. troppo? Ok, beh, certo, ad esempio la nudità non deve essere eccessiva. Metti la foto in costume, ok, va bene, però già, se è un costume troppo scoperto, cose del genere, tiela per te. Poi per me non andrebbero condivise neanche quelle, però vabbè, vai, cioè, sei in spiaggia, ti fai una foto in spiaggia, la vuoi mettere, fatti i tuoi. Ogni volta veniamo sempre giudicate perché mettiamo le foto in costume, quando se il maschio le mette può andar bene. Sì, ma magari anche mettersi troppo in mostra, cioè, che non avrebbe senso, non sarebbe. Magari ci sono cose che sì, ci sta, foto in costume, quindi, ma non andare a esagerare. Penso che quello sia poi una cosa di rispetto. È stata una relazione che è durata 7 anni, siccome mi ha preso in pieno la fase adolescenziale,
e mi ha anche segnata per un po' di tempo. Gli ultimi 2-3 anni erano veramente, cioè devi stare alle mie regole. Non so fino a che punto per gelosia, per possesso, per ho paura che ti succeda qualcosa, non mi fido degli altri, ma non mi fido nemmeno tanto di te. Eravamo arrivati al punto in cui mi chiedeva una foto prima di uscire per vedere come fossi vestita, se andava bene, se non andava bene, se mi dovevo cambiare, con chi ero, con chi non ero. Siccome ci conoscevamo da una vita, le famiglie erano coinvolte, tutto quanto, mi ci è voluto tanto tempo e tanto coraggio per dire ok, basta. Mentre stavo chiudendo la relazione, che comunque sono passati 7-8 mesi, io me lo trovavo sotto casa. Io mi sono portata poi dietro gli attacchi di panico per 3 anni. Dopo il primo episodio io avrei dovuto trovare la forza di dire ok, basta. E invece in un modo o nell'altro ho sempre cercato di andare avanti, dando per scontato, comunque sperando che la situazione migliorasse. L'unico modo che ho trovato per riuscire a uscire da questa relazione è stato avere il supporto di una persona che mi ha accompagnato nella terapia, e una psicoterapia che mi ha detto cioè, ridimensiona un attimo tutto quanto, perché ti stai obbligando a vivere una vita da sola in un modo che non ti piace senza motivo. Tutto il gruppone di amici che avevo creato tra medie e superiori negli anni l'ho perso, perché abitando comunque a 800 metri di distanza ci si vedeva quasi tutti i giorni e ci si era un pochino isolati dal resto del mondo. Lui aveva uno standard in testa per quel che riguarda il modo di comportarsi, l'abbigliamento, il modo di atteggiarsi, così. E io non sono mai stato quel tipo di persona, ha cercato fino all'ultimo di farmi entrare nel suo format. Ci sono state un paio di volte fuori casa in cui non mi sono sentita proprio al sicuro, più che altro perché magari dopo l'ennesima discussione che si era in macchina iniziava a guidare, per favore rallenta, fammi scendere, non voglio tornare a casa mia. E ma giusto 2 volte sono stati quegli episodi che probabilmente quando uno è veramente nervoso succedono. Usiamo tra mille virgolette la parola violenza, è stata a livello mentale, cioè a livello psicologico. Certo è che quando si innesca comunque una situazione dove non riesci più a vedere uno spiraglio di uscita, è difficile anche farsi credere da qualcun altro, perché i miei genitori ci hanno messo quasi un anno a prendere le mie difese e a capire la situazione, perché lui di facciata era il ragazzo perfetto, lo studioso, quello che studiava e lavorava, stipendio già altissimo col primo lavoro, media all'università, cioè stratosferica, sempre educato, sempre vestito bene, quindi era poi difficile farsi credere quando dicevano sì, guardate che tanto è bello e bravo dal di fuori, quanto nella relazione intima è veramente oppressivo. Le famiglie erano coinvolte, quindi a mia mamma è dispiaciuto addirittura dover perdere delle persone a causa mia, perché comunque sono io che ho troncato i rapporti. Di situazioni del genere ce ne sono. Il problema è che nessuno ha il coraggio di parlarne, almeno per le persone che conosco io, non hanno il coraggio di parlarne o addirittura hanno paura di non essere credute. Era più grande di me, solo che a me non piaceva veramente. Cioè, mi piaceva però non tanto quanto io piacevo a lui. Perciò comandavo un po' io, se quel giorno mi prendeva bene, bene, se quel giorno mi prendeva male, male. E lui stava un po' ai miei servigi. Cosa di cui io non mi rendevo conto, però adesso ripensandoci, cioè non l'avrei fatto, ecco. Alcune amiche che, diciamo, hanno il ragazzo che pende dalle loro labbra, appunto si genera questa relazione di dipendenza del ragazzo dalla ragazza, che se ne approfittano, cioè fanno un po' di tutto senza porsi problemi, porsi limiti, pensando tanto lui è sempre lì. Nella maggior parte delle coppie non si vede proprio, ma c'è e ci sarà sempre, a parere mio, chi è innamorato, chi ama, e chi magari corrisponde ma viene amato, perché comunque quello che viene un po' più idolatrato nella relazione, nella coppia. Nel carattere delle due persone ci sarà sempre qualcuno che prevale, qualcuno che predomina. In base a quanto rispetto tu hai per l'altra persona, farai in modo di
non predominare in modo da farla sentire insignificante, ok? E il carattere forte può essere sia maschile che femminile. Io credo che in un rapporto nessuno si debba sentire obbligato a cambiare. Uno lo fa non perché glielo si chiede, ma lo fa perché lo vuole fare lui. Si può ritenere una relazione non sana intanto quando l'altra persona cerca di isolarti, quindi di allontanarti dagli altri. Ovviamente arriva ad essere malsana anche quando c'è qualsiasi tipo di pressione o di violenza verbale, psicologica, non solo fisica. Io ho avuto tante mie amiche che hanno perso tantissime amicizie, la mia stessa, per colpa loro. E appena si sono mollate, sono sentite come catapultate in un mondo nuovo, quando era sempre lo stesso. Penso i maschi in generale, poi dipende molto da chi da persona a persona, tendono sempre molto di più a controllare la donna. Il mio roso è molto più oppressivo rispetto a me, io sono molto gelosa, ma lui 10 volte di più. Io non posso mai fare certe cose, non posso mai andare a ballare senza di lui, quando lui potrebbe. Io non, se esco 2 volte alla settimana, è troppo, quindi non posso uscire. Però lui può uscire quanto vuole. Loro tendono sempre a controllare perché hanno paura, secondo me, di quello che possiamo trovare fuori, al di fuori di lui, al di fuori di quella cerchia. Non possiamo avere i nostri amici, non possiamo avere le nostre uscite da sole. Io mi comporto allo stesso modo, cioè sto iniziando a comportarmi allo stesso modo, quindi se io posso uscire 2 volte, gli impongo la cosa. E quando lui vede che non può andare bene così, che per lui è troppo, allora lui inizia a tornare nei suoi passi. Se lui fosse solo più sicuro di se stesso, cioè le cose sarebbero totalmente diverse, cambierebbero totalmente. Non puoi mai dire qual è il campanellino, perché in realtà non esiste. Cioè lo sei solo tu dentro quando ti trovi nella situazione. Io ero una che ero sempre libera, facevo sempre quello che volevo. E non me ne sono accorta fino a poco tempo fa che in realtà la mia vita è cambiata da così a così. Volevo andare fuori a vedere un mio amico che cantava e l'ho invitato, ovviamente, adesso ho detto ci andiamo, e lui ha detto di no. E allora io lì, cioè senza pensarci, ho detto vabbè, non ci vado neanch'io. In quanto tutta la mia classe, ad esempio, ci andava, noi siamo una classe di 25, quindi... e abbiamo anche un buon rapporto, e tutta la mia classe ci andava e sono stata l'unica a non andarci. Allora io lì mi sono chiesta il perché, e in realtà io ne avevo voglia, perché poi a me, cioè questo mio amico mi piace come canta, però siccome non ci andava lui, non ci sono andata neanch'io. E allora io ho iniziato a pensare, ho detto ma perché? Cioè, non è che se non fa lui una cosa non la devo fare neanch'io. E quindi piano piano ho iniziato un po', se per caso voglio andare a prendere un aperitivo non lo chiamo neanche. Ho iniziato un po' a riprendere un po' la mia vita in mano, perché poi lui è buono, di sua indole buona. Non è come quelle persone che lo fanno apposta, che isolano apposta la persona. Lui banalmente era molto ingenuo e aveva veramente paura di perdermi, penso. Mancavano degli uomini, forse. Gli uomini sono stati un pochino meno aperti. È più difficile, secondo me, un'esperienza maschile, perché l'esperienza femminile è comunque marcata, negativa. Però secondo me ci sono più ragazzi maltrattati di quanto ne pensiamo. E ti senti accusato, certo. Ti senti comunque dalla parte del torto. A piedi, da sola ci giri, sì, a volte, sì, anche sì. La sera. Se chiede di andare a fare un giro in centro la sera da sola, no, con qualche amico e qualche amica magari sì, però da sola no. E come mai avresti questo timore? Vabbè, cioè, non è proprio così sicuro secondo me. Io mi sento abbastanza sicura, perché alla fine frequento luoghi dove c'è tanta gente, quindi se succede qualcosa
tutti vedrebbero. Da sola no, non ci vado. Io di solito vado in centro a piedi, faccio la strada quella col cioè passo dal parco, e se ci vado quando c'è sole e giorno sono tranquilla, appena diventa buio cerco sempre di non farla da sola, ecco. Ho sempre molta paura. Di notte, ad esempio, io non giro perché ho sentito di molte volte anche molte mie amiche che magari sono state anche solo commenti rispetto al fisico, a come si vestono. A volte quando, ad esempio, vado alla fermata di casa mia, un sacco di macchine mi suonano. Siamo rimasti fino a tardi perché ormai erano le 4 di mattina e un certo soggetto c'eravamo io e una mia amica che ci ha seguite, tra l'altro slacciandosi anche i pantaloni, ha iniziato a seguirci, però cioè, una volta che si è messi a correre siamo arrivati in macchina, chiuso le portiere, non è successo poi niente. Comunque sempre telefono acceso, internet, così sanno dove sono, sia io, cioè sia mia madre che mio moroso. Cioè ci sono ragazze a cui piace questa cosa, secondo me, e quindi cioè non penso che loro lo facciano a caso, perché se no avrebbero già smesso se ricevessero risposte come quelle che do io. Se devo tornare a casa alle 3 di notte, come spesso capita, sia a Reggio sia a Bologna digito il 112 sul telefono e vado veloce. Io faccio spesso una strada per andare a casa di una mia amica, e in quella strada lì non troppo tempo fa è stata stuprata una ragazza, e quindi sia io che lei lì ci mettiamo le cuffiette, musica altissima, andiamo velocissimi. Nonostante io sia profondamente ambientalista, io preferisco girare in macchina piuttosto che in treno, ed è assurdo perché teoricamente la macchina è un mezzo molto più pericoloso del treno, eppure è un mezzo in cui mi sento molto più al sicuro rispetto ai treni e alle stazioni, dove ti capita molto frequentemente di essere avvicinata, infastidita, e dove se sei fisicamente da sola ti senti sempre in pericolo. Non nego che girando in stazione, specialmente di sera, specialmente se da solo, sono sempre un po', diciamo, allerta, ecco. Non è che mi aspetto magari che, non so, qualcuno tiri fuori una pistola, però in generale cerco di tenere gli occhi aperti, cerco ogni tanto di controllare se ho ancora il portafoglio in tasca, queste cose qua, insomma. Io ho una stazione di Reggio Emilia, paradossalmente, e è molto più paurosa rispetto a quella di Milano, perché quella di Milano vedi sempre comunque i militari o ci sono sempre comunque delle guardie che ti danno sicurezza. La pelle scura o la pelle chiara non so se sia un tratto distintivo, perché in realtà, cioè anche se è un ariano ed è comunque ha un fare minaccioso, mi prendo male. Una donna, giusto per fare conversazione, ci marcia sopra e dice: ah, sono arrivata alla macchina, mi è sembrato di vedere qualcuno che, se lo racconti con le amiche, allora si parla di quello e sembra che ci sia del pericolo. Mi viene da immaginare un uomo che lo racconta ai suoi amici, che lo prendono per il culo e gli dicono sì. Effettivamente, essendoci un uomo, ti dà più sicurezza. Non capisco perché, perché in realtà ci potremmo difendere benissimo anche da sole. Spesso mi sono ritrovato in condizioni di dover accompagnare delle mie amiche anche solo all'auto, e l'ho sempre fatto volentieri, perché appunto non mi fido neanch'io a lasciarle andare sole. Ma proprio il fatto che tu sia lì come uomo a proteggerla dall'insicurezza ti mette in una situazione in cui tu, in un gruppo che sei un maschio, esci fuori come il punto forte della situazione, in cui la donna è la parte debole, è la fragilità, e tu invece sei la fortezza o comunque la sicurezza in quel frangente. E vai a rinforzare, come una sorta di circolo vizioso, la situazione in realtà precedente in cui l'uomo andava a minacciare la donna proprio per la sua caratteristica di essere più forte di lei. C'è un intero esercito di media che rafforza questa idea, e questo è solo per dire quanto questa cosa viene esposta al pubblico. Cioè, perché un bambino vede un programma TV, vede l'uomo forte e dice: quello è l'idea che deve esserci. Una bambina vede la ragazza carina e pensa: questo è quello che io devo essere. L'idea è rappresentata ovunque. Beh, ovvio, il maschio è sempre protettivo in confronti alla persona che vuole bene, perché comunque penso che sia un istinto come proteggere la madre, o proprio, cioè, crescendo ti viene l'istinto di protezione.
Bentornate e bentornati, non so se mi sentite e se siamo tornati in diretta. Allora, questo è successo una volta. C'è chi ama e chi viene amato. C'è sempre qualcuno che predomina, hanno detto. Se non provi gelosia, hai qualcosa che non va. Per arrivare ad alzare le mani, tu devi aver provocato, non è che uno alza le mani così. È una cosa che piace alle donne. Le donne si sanno difendere, ma fino a un certo punto. Si fida? No, non mi fido. Devi stare alle mie regole, ma lui non lo fa apposta. Queste sono alcune, soltanto alcune di queste frasi importanti che sono state dette durante questo video e direi che a questo punto possiamo dare il benvenuto per raccontarci qualcosa di più ai veri protagonisti, ai nostri artisti che hanno realizzato questo docufilm. E quindi do il benvenuto innanzitutto a Bettina Zironi, Elena Zanichelli, Lorenzo Paglia e Francesco Bassoli. Benvenute, benvenuti, grazie e complimenti. Com'è andata? Allora, la prima domanda è una frase che mi ha colpito molto, che dice Lorenzo durante il video, bisogna trovare un metodo per valicare degli stereotipi, quindi quanto è stato difficile fare queste domande? La prima domanda è un po' per tutte e tutti voi, quindi decidete voi chi ci racconta, chi inizia, come è stato, siete finiti in questa avventura da giovani videomaker, quindi raccontateci anche un po' di voi, e com'è stato intervistare dei vostri coetanei attraverso appunto quello che voi avete scelto essere il vostro linguaggio artistico, parlando però di un argomento così preciso come queste appunto relazioni sentimentali. Parto io? Va bene. Vai tu. Ok. Allora, io e Bettina, l'anno scorso, quando abbiamo cominciato a girare, eravamo tutor del Videolab, tenuto da Alessandro, e ci è stato proposto di seguire questo progetto e affrontarlo proprio dal punto di vista dei registi. Abbiamo poi coinvolto Francesco ed Elena, che erano i nostri studenti, cioè alcuni, due dei nostri studenti, e abbiamo cominciato. E hai ben detto la domanda che pongo io nel documentario, e poi una domanda che ci siamo posti ovviamente tutti quanti. E in realtà erano due le cose che su cui ci siamo scontrati subito, ovvero sicuramente come andare a valicare, come dico bene nel documentario, le classiche risposte che si possono dare alla domanda cosa ne pensi della violenza di genere? È una domanda che porta nel bene e nel male a risposte ovvie. Quindi dovevamo andare a cercare qualcosa di più autentico. E proprio per questo abbiamo deciso quindi di parlare delle relazioni. E in modo più neutro possibile, infatti qua arrivava il secondo problema, non volevamo porci come dei giudici, perché non ne avevamo le competenze, non avevamo le conoscenze, anche noi abbiamo imparato da questo documentario, abbiamo da impararne, eccetera, quindi questo è stato l'approccio che abbiamo scelto, l'approccio neutrale e che andasse a fare delle domande che creano appunto una discussione nel modo positivo del termine discussione, un dibattito. E com'è andata a questo punto, Bettina? È molto bello vedere anche veramente il vostro punto di vista, è molto interessante per chi guarda appunto non vedere soltanto le loro risposte ma assistere anche al vostro processo effettivamente, vedere voi che vi mettete in discussione e assistere anche alle vostre reazioni rispetto ad alcune risposte che effettivamente, come dice benissimo Lorenzo, si vede molte volte erano inaspettate. Com'è stato il vostro approccio? A questo punto lo chiedo a Bettina, che più volte vediamo intervenire durante il video nel cercare di portare avanti questa conversazione. Si crea un imbarazzo? Si crea un desiderio di andare avanti? Che effetto ha fatto in voi questo? Visto che, diciamo, appunto eravate più neutrali, come dice Lorenzo, possibili. Allora, io ho sempre detto che per me le interviste sono state molto più semplici di come me le aspettassi, perché, ma in realtà me lo aspettavo e non me lo aspettavo, perché comunque quando si ha, almeno per quanto mi riguarda, a me piace lavorare con le immagini, anche io personalmente mi ritengo molto più naturale davanti magari
a una telecamera che a parlare con una persona, perché appunto è un filtro, no? Cioè tu hai un filtro davanti invece che la persona. E poi magari quando riguardi le immagini, i filmati, riesci a metabolizzare anche molto, molto meglio quello che vuoi dire e quello che senti. Quindi probabilmente penso che noi abbiamo avuto la fortuna di trovare dei ragazzi che si sono sentiti fin da subito molto a loro agio davanti a una camera, e quindi si sono sentiti anche liberi di potersi esprimere. Naturalmente noi, come ha detto giustamente Lorenzo, abbiamo sempre cercato di rimanere il più neutri possibili. Non è stato facile, forse da qualche mia espressione si vede, forse. Si vede, ma raccontiamolo, è interessante anche per noi, perché non è facile, è giusto, non è facile affrontare questo argomento e porre queste domande, e anche ricevere certe risposte. Sì, non è per niente facile, però comunque anch'io fare questo documentario mi è servito molto anche a me, perché adesso io probabilmente lo farei con molta più maturità di l'ho fatto un anno e mezzo fa. Quindi io magari l'anno scorso, quando sentivo le interviste, sentivo che c'era qualcosa che non andava, però non riuscivo comunque a dire ok, forse è giusto, forse è sbagliato. Anche come quando c'è il ragazzo che parla della gelosia, no? E io adesso mi sono fatta tutta una mia idea della gelosia, però un tempo dicevo ok, so che è sbagliato, ma perché è sbagliato, no? Quindi penso che sì, questo documentario fondamentalmente è riuscito, almeno per me, perché perfino chi ha contribuito nella realizzazione di questo documentario ha subito una crescita, e penso che questo lavoro abbia contribuito completamente, perché mi ha dato il via proprio. Che meraviglia. Mi ha dato il via. Bettina dice appunto, con grande sincerità, non è stato facile. Io ho assistito a dei laboratori in classe e a dei dialoghi tra alcune referenti di Non da Sola e studenti, ragazze e ragazzi. E devo dire che non è facile effettivamente, né quando si è dentro né quando si è fuori, come giustamente anche Alessandra ha detto prima, ascoltare, mettersi nella disposizione di porre delle domande giuste, poi chissà che cosa vuol dire giusto, sicuramente che permettano, come voi credo avete fatto, che permettano appunto un'apertura, mettere l'altra persona a proprio agio con argomenti così delicati. E a questo punto chiedo alle nostre amiche di Non da Sola, ad Elisa Bianchi in modo particolare, la stessa domanda che ho fatto ai nostri videomaker, cioè non è facile anche per chi ha tantissima esperienza come voi, ormai devo dire di tantissimi anni, perché più volte voi mi avete raccontato, questa è una cosa che io invece mi porto diciamo nel cuore come esperienza di crescita, che ogni classe è diversa, ogni giorno è diverso, la stessa domanda non sai mai come porla, perché non sai mai che risposte ti daranno. Voi di Non da Sola dite sempre: noi non abbiamo le risposte, ma le costruiamo insieme. Come si fa? Ma allora, come si fa? Senz'altro il video è successo una volta, è stato un grande alleato. È stato un grande alleato fino a quando ce lo siamo potute portare nello zaino con noi, nelle classi, nello scorso anno scolastico, perché poi sappiamo che è arrivata la pandemia, e questo ovviamente ci ha bloccato forzatamente nelle nostre case, quindi abbiamo interrotto i nostri laboratori nelle classi. Però ecco, in due istituti superiori di secondo grado comunque abbiamo portato con noi questo docufilm, e devo dire, ringrazio Bettina, insomma mi aggancio a quello che ha detto lei, perché è la grande potenzialità. Abbiamo poco tempo, ci sarebbero da dire tantissime cose su questo video come strumento di prevenzione con le giovani generazioni. Però c'è una potenzialità fortissima. Quando Bettina dice, io sentivo dentro di me, rivedendo le interviste, che forse alcune cose non andavano, alcune cose stridevano, c'erano forse delle contraddizioni. Ecco, proprio perché noi non abbiamo risposte, ma le costruiamo insieme, un modo di lavorare che abbiamo portato attraverso questo video ai ragazzi e alle ragazze è stato proprio quello di chiedere loro, ascoltando queste narrazioni che sono di una spontaneità incredibile, ragazzi e ragazze che si sono davvero messi in gioco, e abbiamo chiesto, ascoltando queste narrazioni, guardando questi volti, questi sguardi, ci sono degli aspetti, degli elementi che nella vostra pancia, ancora prima che nella vostra testa, stridono, qualcosa che sentite che non va? Ecco, da questa domanda molto aperta, molto interlocutoria,
si sono innescate, è stato l'innesco, il docufilm, si sono innescate delle bellissime discussioni su che cosa in particolare? Sulla fatica di ragazzi e ragazze proprio di nominare, di riconoscere alcune modalità che vengono agite o subite all'interno delle coppie, che possono essere dinamiche di controllo, dinamiche di limitazione reciproca di libertà, e che appunto vengono scambiate, interpretate, nominate per qualcos'altro, per un grande amore, per il fatto che lui o lei ci tiene moltissimo a te, il fatto che un ragazzo dice se non c'è gelosia c'è qualcosa che non va, è un problema nella coppia, no? E quindi piano piano che cosa succede? Che se queste dinamiche io poi non le riconosco, finisco che la mia relazione diventa sempre più asfissiante, cioè mi chiudo sempre di più nel mio mondo con lui e con lei, in questo sogno di fusionalità che però che cosa impedisce di fare? Magari di esplorare delle parti di te come maschio o come femmina che non sono strettamente legate solo alla relazione, ma che poi, come dire, le puoi esplorare anche al di fuori dal contesto della coppia e giocarle liberamente, ecco, nel mondo. Devo dire che appunto, quando dico è un alleato, perché sono stati dei coetanei e delle coetanee che hanno detto, quindi un'autorevolezza e una credibilità che a queste parole sono state date dai ragazzi e delle ragazze che noi abbiamo incontrato. Una ragazza, adesso non, so che abbiamo pochissimo tempo, però noi siamo abituate a portare sempre le parole perché dicono insomma tanto, e credo che sia anche una restituzione per Bettina, Lorenzo, Elena e Francesco. Una ragazza ci dice, secondo me, soprattutto le ragazze in questo docufilm ci hanno davvero messo la faccia, hanno mostrato una gran forza e un gran coraggio anziché vergogna, come di solito succede quando capitano queste cose. Mi sono commossa. Ecco, questo è solo una delle ragazze, ma questo per dire che questa autenticità che voi quattro avete cercato, i ragazzi e le ragazze poi ce l'hanno restituita realmente quando hanno ascoltato le interviste. Quindi intanto mi fermo qua perché appunto il tempo non è tanto. Certo, è prezioso quello che ci racconti, grazie, grazie Elisa, grazie mille. E a questo punto, legandoci a questo bellissimo commento, io torno a chiedere ai nostri artisti, protagonisti, a questo punto a Elena e a Francesco, che in un certo senso sono entrati dopo nel percorso. Elisa ci dice appunto quasi un valore aggiunto, ma direi non quasi, del valore aggiunto del fatto che siano stati proprio dei ragazzi e delle ragazze a intervistare dei loro coetanei. Quindi chiedo a questo punto a voi com'è stato, dopo questo percorso, rivedere stasera questo video insieme a noi. Bettina ce lo ha già anticipato ed è bello sentirlo dire da voi, ovviamente cambia il punto di vista. Com'è stato affrontare anche per voi allora questo viaggio? Che cosa è cambiato, ma soprattutto che cosa vi aspettavate voi quando avete iniziato? Certo, l'approccio è quello che vi avevano chiesto in un certo senso, vi hanno commissionato un lavoro come un vero team di artisti, giusto? Vi hanno commissionato un lavoro, quindi voi, giustamente Lorenzo dice, eravamo più o meno preparati, ma che cosa vi aspettavate davvero di poter ottenere in questa ricerca, in questa inchiesta in un certo senso, e adesso, oggi, che cosa vi aspettate che possa fare come strumento? Tu una volta mi hai detto quello che ci piaceva, che volevamo da questo video, era che fosse veramente appunto stimolante, ma nel senso proprio di stimolo, che accendesse una lampadina. Mi piace moltissimo questa immagine che usi, no? Di un'accensione di una luce. Com'è andata e com'è oggi? Beh, sì, comunque l'obiettivo era quello di fornire delle riflessioni comunque aperte a 360 gradi, non dare una linea. E rivedendolo effettivamente saltano fuori diversi pareri, diverse esperienze a cui noi non eravamo assolutamente pronti, perché noi abbiamo comunque non scelto ragazzi in base a delle esperienze, noi non andavamo a scegliere una determinata persona, sono tutte esperienze che abbiamo trovato lì in diretta, come voi le avete viste e ascoltate questa sera, noi ce le siamo trovate lì di fronte. Quindi eravamo anche un po' aperti e quindi non sapevamo neanche quanto avremmo trovato. Questo c'è stata un'insicurezza iniziale. Però in realtà, appunto, come diceva Bettina, in un certo senso sono state facili le interviste perché i ragazzi avevano tanto da dire.
cioè erano proprio loro che andavano a parlare di queste esperienze. E questo non so se è anche dato dalla voglia di condividere, perché secondo me ci sono certi aspetti che si ha paura di mettere in luce, ma è avere l'occasione di tirarli fuori e poi vedere che possono servire a tante altre persone, perché queste esperienze ce le hanno raccontate loro, ma sono e possono essere ritrovate in tanti altri ragazzi, e quindi questa esperienza di condivisione penso che possa dare tanto, è quello che io ho visto stasera anche. Quindi ritrovarsi magari in piccole cose che un estraneo dice, ma c'è una connessione, ecco, di un'esperienza. Questo è il mio personale parere per stasera. Grazie, una connessione di un'esperienza. Francesco, tu ci hai già raccontato che una delle, appunto, delle peculiarità, delle potenzialità, secondo te, di questo lavoro, mi hai detto una volta, è stata proprio la connessione che si è creata anche tra di voi, cioè veramente che avete lavorato in un grande team, davvero come una squadra, appunto. E parlando di connessioni allora con il futuro, questa squadra, ma anche tu nello specifico, che cosa si aspetta che possa far scaturire questo video? Lo abbiamo detto, questo sarà, lo ripetiamo anche per chi ci sta ascoltando soltanto adesso, uno strumento, uno stimolo, una lampadina che si possa accendere, uno strumento che sarà utilizzato all'interno di un percorso scolastico guidato, ovviamente. Ma ancora che cosa potrebbe essere secondo te e quindi secondo voi? Che cosa sperate che possa diventare nel bene e nel male? Sì, allora sicuramente, come ha detto anche Elena, questo docufilm è stato un po' un'esperienza inaspettata, perché per l'appunto non ci aspettavamo di ritrovarsi in queste situazioni, non era assolutamente una cosa programmata, abbiamo preso dei ragazzi normalissimi e abbiamo scoperto appunto che tutto viene in noi, ci ha subito comunque fatto discutere e ci ha in un certo senso almeno mi ha fatto anche interessare, mi ha fatto anche sviluppare un'opinione che io prima non avevo. Quello che spero che possa fare questo docufilm è proprio questo, cioè spero che davvero possa anche stimolare appunto le persone, come abbiamo detto anche prima, in questo caso i ragazzi, che sono i più giovani e che quindi, come me poi, che magari non hanno ancora sviluppato un'idea del tema, porsi alcune domande. Poi ripeto, noi non siamo arrivati con la presunzione di dare una risposta, siamo arrivati con nemmeno noi le idee chiare sul tema, quindi ce le siamo fatte man mano ed è stato molto bello anche questo. Quindi forse è anche per questo che i ragazzi sono aperti così tanto con noi, perché comunque noi non abbiamo piazzato lì la videocamera e arrivavamo dall'alto per spiegare loro che cosa era giusto e che cosa no. Quindi sì, speriamo che possa far riflettere le persone, sicuramente. Siete pronti per il red carpet, insomma? Siete pronti per grandi festival internazionali? Lo puoi dire, Francesco, non ti preoccupare. Sì, assolutamente, prontissimi. Parlando a questo punto anche, visto che Francesco ci raccontava anche appunto del processo di lavorazione, io mi piacerebbe per curiosità chiedere di nuovo al nostro Alessandro Scillitani, che è stato davvero il supervisor comunque di questo, di tutta la lavorazione, perché ricordiamoci che comunque questo bellissimo team viene appunto da laboratori condotti da Alessandro. Com'è stato poi anche, allora ti chiedo Alessandro, raccontaci, prendere in mano queste riprese che loro hanno fatto e aiutarli e coordinarli anche nel montaggio e nella parte tecnica. E raccontaci, se ti va, anche in cosa consistono proprio appunto sia i laboratori che a questo punto i post laboratori, perché loro sono veramente appunto tuoi ex allievi in un certo senso, ma giovani videomaker direi decisamente avviati. Cosa ne pensi tu? Ma intanto i laboratori che io conduco normalmente sono molto attivi, no? Cioè, andiamo molto sul campo, cioè, a me piace moltissimo, io stesso apprendo cose nuove insieme ai ragazzi nel momento in cui mi metto in gioco e faccio le cose
realizziamo, insomma. Quindi già il Videolab è un'esperienza che porta alla realizzazione di documentari. Chiaramente, evidentemente, in quel caso, anche se la modalità di approccio è sempre quella, cioè si mette in piedi un'idea, l'idea spesso viene fuori proprio dai ragazzi che si uniscono in team e cercano di costruire delle scalette e decidere chi andare a intervistare, cosa fare, come farlo. Però certo è chiaro che qui c'è un salto maggiore, proprio perché da una parte, appunto, come dicevi giustamente tu, Valeria, c'era un committente, no? Tante volte l'idea che se c'è una commissione, uno pensa che magari ci sia meno libertà. In realtà, invece, l'aspetto forte di un racconto di questo tipo è che, appunto, è qualcosa di impellente, di importante per tutti noi. E quindi da subito si è creata un'atmosfera molto, molto bella con i ragazzi. Cioè, nessuno ha mai sentito questo come oddio, ci ha chiesto il comune di fare sta cosa, facciamola. Anzi, c'era veramente il desiderio di sviluppare l'argomento e di farlo in modo forte e in modo, come dicevo, sempre questa parola, ma per me è essenziale, autentico. Ecco, certo, abbiamo fatto delle riunioni, no? Ci siamo incontrati sia prima di fare le riprese, no? Ci siamo affidati anche all'associazione Non da Sola, Elisa, Alessandra, Adriana e a tutti coloro che in un modo o nell'altro ci hanno indirizzato, abbiamo fatto un discorso sempre alla pari, no, c'ero io, c'erano i ragazzi, c'eravamo tutti. Ecco, e quindi questa cosa l'abbiamo fatta anche dopo aver fatto tutte le riprese, raccontando, diciamo, quello che erano stati gli spunti che ci avevano sorpreso, cioè, diciamo, le storie che avevamo raccolto, gli spunti forti anche per il fatto di non essere appunto definiti, come è stato detto molto bene dai ragazzi, cioè l'idea che non ci dovesse essere un elemento giudicante, no? Lasciamo che sia, non, dobbiamo, cioè in fondo anche questo forse è un monito importante, no? Noi sappiamo benissimo quanto sia indiscutibile il problema della violenza contro le donne. Nello stesso tempo è chiaro che affrontarlo senza pregiudizi e raccontare le storie significa in qualche modo anche essere pronti ad accogliere anche visioni diverse, situazioni che non necessariamente hanno a che vedere con la violenza, ma che potrebbero avere a che fare in un futuro, o potrebbero anche no, non averlo. Come giustamente Bettina ha detto, no? Magari ci sono alcuni commenti che in un certo momento ci possono apparire completamente fuorvianti e in altri momenti invece affini al nostro modo di pensare. Questo è stato il tipo di approccio. Quindi noi abbiamo fatto un grande lavoro di montaggio, oggettivamente l'abbiamo fatto assieme, nel senso che io ero sempre presente, abbiamo ascoltato con grande attenzione quello che avevamo anche molto più materiale, perché questo è inevitabile, cioè, pur nel rispetto di quelli che abbiamo intervistato, alla fine comunque eravamo nella necessità di scegliere che cosa mantenere dei nostri testimoni, e in alcuni casi addirittura proprio non abbiamo inserito all'interno del nostro racconto alcune interviste. Per cui, insomma, è stato proprio un lavoro di questo tipo in cui abbiamo anche... E poi tra l'altro, appunto, ecco, questa è una cosa abbastanza inedita, e lo dicevo all'inizio, abbiamo deciso di inserire parte di queste riflessioni all'interno, come si vede, no? Magari sono stati poi frammenti, ne abbiamo riprese molte di più, poi le abbiamo tagliate, però insomma restituire questo work in progress, questo percorso, ma mancano i maschi, dove li andiamo a cercare, insomma sono frasi vere che abbiamo raccolto durante il percorso di realizzazione. Ecco. Sì, questo è. Sì, grazie mille Alessandro, perché ovviamente, naturalmente, il tuo punto di vista, appunto, è una supervisione, ma è molto bello sentirti dire questo, di essere stato insieme a loro e di essere stati tutti davvero insieme. E, diciamocelo, quando avvengono anche queste virtuose esperienze, perché non sono così scontate. Devo dire che effettivamente c'è molto utile anche per chi guarda, lo dicevamo anche prima,
vedere l'imbarazzo alcune volte, vedere le reazioni di chi sta facendo le interviste, quindi insomma credo che questo venga fuori appunto nel vedere tutto il video. Certo che, come si è detto, e grazie anche Alessandro per quello che hai detto, è una questione che ci riguarda tutte e tutti. È molto interessante l'approccio del committente, mettiamola così, che è stato fatto. Non parliamo di violenza, ma parliamo di relazione. Noi sappiamo benissimo che oggi se ne è parlato tanto, proprio nella giornata di oggi, in cui si parla di violenza contro le donne, ci sono anche quelle che vengono considerate appunto delle violenze bianche, e una delle protagoniste poi delle intervistate parla anche di questo. A un certo punto una ragazza appunto dice: una violenza tra virgolette psicologica. Possiamo toglierle le virgolette, sappiamo benissimo che la violenza ha tantissime forme, le parole possono essere violenza, sono violenza, gli stereotipi sono violenza. Le relazioni apparentemente perfette, la protagonista insomma che parla nella parte centrale del video ci racconta di una storia d'amore cominciata come perfetta, no? Un ragazzo meraviglioso, uno studente fantastico, sembrava tutto perfetto, amici di famiglia, poi che cosa è successo? E dice una cosa anche che mi rimane molto impressa e che vorrei chiedere appunto a tutti voi, anche ai nostri artisti videomaker, e poi sentiamo anche le nostre amiche di Non da Sola: che reazione ci dà sentirsi dire si ha paura di non essere credute? Che reazione ha dato a voi sentire questo, che poi è un'affermazione che è avvenuta, diciamo, che è venuta fuori da varie interviste, perché ovviamente anche voi in quel momento eravate quelli che li ascoltavate. Certo, ci avete già detto appunto che avete cercato di essere il più possibile, diciamo così, scevri da qualsiasi preconcetto, ma che effetto fa sentirsi di fronte a una ragazza che ci racconta una cosa del genere e che ci dice si ha paura di non essere credute? Lo chiedo a tutti e quattro in modo assolutamente libero, se avete voglia di dirci, di raccontarci, quindi, al riguardo. C'eravate tutti. Che effetto fa? In particolare quell'intervista l'ho tenuta io, cioè io facevo le domande, poi ovviamente eravamo tutti presenti, però insomma penso che quando si tiene l'intervista è proprio un discorso che si fa faccia a faccia, e quindi io l'ho sentito molto, cioè quell'intervista per me è stata decisamente pesante, ovviamente, da un lato perché appunto, come avevamo detto, avevamo deciso di non dire la nostra, e non dire la nostra voleva dire anche un non empatizzare fondamentalmente, o empatizzare comunque in maniera ridotta, diciamo così, che non è facile, non è assolutamente facile, anche perché, e adesso mi riallaccio alla domanda diretta che hai fatto, il sentirsi dire, cioè il pensare di non essere creduti, cioè qualsiasi cosa io dica comunque la gente non mi crederà, penso che sia una delle maggiori sensazioni di impotenza che una persona può avere. Una persona può avere ragione, può avere i fatti, può dimostrare tutto, ma se non gli si crede tutto questo diventa inutile. Se non gli si crede tutto questo diventa inutile, quindi forse davvero, visto che stasera stiamo parlando di prevenzione, il nostro compito dovrebbe appunto essere quello di continuare a parlare di tutto questo affinché, come ci dici tu Lorenzo, grazie, chi racconta, chi parla, anzi prima abbia la serenità di poter parlare senza la paura di non essere creduta. Abbiamo degli ospiti stasera, in realtà, alcuni anche degli altri protagonisti, cioè di ragazze e ragazzi che ci hanno veramente regalato la loro storia e la loro esperienza. E io non so se c'è qualcuno che ha voglia di intervenire e di raccontare qualcosa. Doina è con noi, non so se si vuole connettere e palesare, anche soltanto farci un saluto. Noi ne saremmo felici perché ci ha veramente regalato con grandissima generosità appunto la sua storia, ma anche il suo punto di vista, che è ancora più prezioso raccontato a posteriori. Vediamo se c'è. Doina, ci sei? Forse non c'è. Va bene, vediamo se c'è e se qualcuno mi riesce a appunto dire, se si riesce a collegare intanto.
Comunque. Non si sente il suo audio. Adesso proviamo a capire. Doina, risulti attivata, ma non si sente il tuo audio. Non si sente neanche adesso? Sì, adesso si sente. Sì. Ciao, benvenuta. Allora, io non vi nascondo sinceramente che ho la voce rotta a rivedermi, perché è diverso proprio vedere me stessa che stavo parlando, ok? E la cosa della quale mi pento di più di non aver detto è grazie per avermi intervistato e avermi dato la possibilità di buttare fuori tutto, perché veramente, cioè, ho chiuso questa storia, questa esperienza, potendone parlare emotivamente non coinvolta in un ambiente comunque protetto, dove non mi sono sentita giudicata, e tra l'altro sicuramente ha aiutato il fatto che Lorenzo aveva avuto la possibilità di conoscerlo in precedenza, quindi può essere secondo me che abbia aiutato il fatto che sia stato proprio lui a dirigere l'intervista. Quindi veramente grazie a tutti quanti per avermi dato la possibilità di affrontare un'ultima volta e chiudere tutto questo argomento. E il fatto che mi diciate togli le virgolette è una cosa che mi hanno scritto anche i miei amici adesso in chat, e sì, mi riguardo a distanza di un anno e mezzo e dico no, Doina, quelle virgolette non esistono. E mi ricordo la volta, voglio soltanto dire questa cosa, mi ricordo la volta in cui ho raccontato questa storia ai miei nonni materni, i nonni con i quali ho il rapporto più forte, e mio nonno mi ha detto: Doina, a me è stato fatto un insegnamento, e mi è stata detta una cosa nel momento in cui sono arrivata nell'età, no, di approcciarmi alle ragazze, alle donne in generale. Incontrerai due tipi di donne, quelle che ci stanno e quelle che non ci stanno. Le seconde, rispettale. Se vi trovate in una situazione in cui l'uomo o la donna che sia non vi rispetta, abbiate voi rispetto nei vostri confronti e comunque trovate da qualche parte il coraggio di dire basta, e anche se quel coraggio non c'è, fidatevi che arriverà un momento in cui voi direte ok, ho toccato il fondo, da oggi basta. Oggi sono io, mi metto io al mio primo posto, mi rispetto, mi voglio bene e faccio in modo di stare bene da sola, perché piuttosto che stare con una persona del genere, veramente. E cado in un cliché, nel cliché del meglio soli che mal accompagnati. Questo era quello che mi sentivo di dire. Grazie, grazie, è tantissimo quello che tu ci dici, perché tu ci stai dicendo molto di più del è meglio soli che mal accompagnati, perché il punto non è essere da soli, si può anche essere soli ma senza queste consapevolezze che tu evidentemente appunto sei riuscita ad acquisire, e che sono sicura che la tua storia, il tuo intervento e anche questo racconto che ci stai facendo in questo momento aiuteranno molte altre persone, appunto, non semplicemente ad andare via perché si scappa per paura, ma come hai fatto tu, in un certo senso, riconoscere che il rispetto per se stessi è più importante di, appunto, una fuga. Quindi non è soltanto meglio soli che male accompagnati. Stai con noi, Doina, non te ne andare, perché io vorrei a questo punto far intervenire di nuovo la nostra Alessandra Campani rispetto a questo racconto e a questo di nuovo generosissimo intervento che lei ci ha fatto. Che cosa succede in classe, Alessandra, quando si parla di queste relazioni, quando si portano queste testimonianze, quando si fa vedere un video del genere, quando si racconta storie di altri o di altre, che reazione hanno i ragazzi e le ragazze che ascoltano? Che cosa succede? Allora, Doina ha detto un grazie. Io devo trasmettere, prima di rispondere a tutte le tue domande, un grazie a Doina da parte di una ragazza. Perché, come diceva Elisa, noi abbiamo iniziato con tanta voglia di far vedere questo video. E tra l'altro questo video noi l'abbiamo fatto vedere in tre classi, perché poi ci siamo bloccate. E in una classe, così come Lorenzo era andato in una classe di soli maschi, perché ci sembrava che potesse facilitare, in una classe di sole femmine che abbiamo fatto io e Rosalba, avevamo pensato di invitare Bettina. Quando? Nel momento in cui noi abbiamo fatto vedere questo video, una ragazza è scoppiata in lacrime,
spero che sia collegata perché l'abbiamo rintracciata. E peccato quei 5 minuti prima del suono della campanella. La tengo molto breve, ma è un regalo che ci facciamo a vicenda in questa serata anche virtualmente tra Doina, io e questa ragazza. E quindi abbiamo pensato che era troppo intimo, troppo personale, che non avevamo il tempo, che la campanella era suonata, e quindi nella volta successiva siamo tornate. La tua testimonianza, Doina, ha permesso a questa ragazza di fare quella cosa che hai detto tu stasera, di prendere la distanza. Quelle sue lacrime di fronte alle altre classi, le tue parole hanno permesso a lei di vedersi allo specchio. E questo penso che sia il grande valore del lavoro che viene fatto, come hanno fatto i ragazzi attraverso questo video. Perché non c'è filtro, non ci siamo stati noi adulti a spiegare cose bene e cose male, ci siete stati voi a raccontarvi con le parole i vostri vissuti, con delle relazioni molto, molto intime, con delle parole molto intime. Tu, Doina, all'inizio, quando hai iniziato a parlare e io l'ho visto la prima volta, mi sono detta: a cipicchia, lo sa che lo portiamo tra le classi, è pronta, si espone così tanto, mi è venuto un senso di protezione. E quindi vorrei proprio rinforzare la cosa che dicevi tu, Doina, perché tra in questo caso tra due ragazze che non vi conoscete avete avuto la possibilità di fare quello che secondo me va fatto, cioè ascoltarsi, sentirsi e prendere una decisione nel rispetto di sé e della libertà a sé. Questo è un video che ha trovato, è stato Lorenzo a un certo punto a trovare la chiave per saltarci fuori, quando lui ha detto in un'estate calda: parliamo di relazioni, mettiamo al centro le relazioni. E anche stasera, rivedendolo, è vero, probabilmente chi non è addentro potrebbe cogliere alcune frasi che contraddicono altre frasi, posizioni diverse, ma per queste sono le relazioni dei ragazzi e delle ragazze, cioè non è un'unica posizione compatta per cui tutti abbiamo le idee chiare, tutti condanniamo la violenza, tutti riconosciamo la violenza, tutti sappiamo dare un nome alla violenza. È un processo e ci sono le cose più disparate ed è importante però dirsele, perché altrimenti cadiamo nell'ideologia, cadiamo nella possibilità di non capire quanto è faticoso uscire da dei percorsi legati alla violenza. Se fosse tutto facile, se fosse tutto chiaro, se fosse tutto lineare, se avessimo tutte le stesse idee, non ci sarebbe un centro antiviolenza in una città. E allora è lì che però bisogna farle parlare, cioè è quando dicevo all'inizio, bisogna sapere reggere le cose che ascoltiamo. Non tutte ci piacciono. Tu chiedevi che cosa c'è in una classe. In una classe ci sono i ragazzi e le ragazze come Doina, ovviamente, e come tutti gli altri ragazzi più piccoli, ma ci sono loro con le loro storie, con le loro relazioni raccontate così come questo video le racconta. La cosa detta è il suo opposto, l'inno alla gelosia, e invece qualcuno che dice: ma non se ne parla proprio, un profilo di coppia, che triste, no? Avere la stessa cosa. E questo è un video che io dall'inizio ho sempre detto va visto a pezzi, proprio per questo, cioè va spezzettato. C'è un'altra ragazza che prima, mentre ci collegavamo, ho visto presente, anche lei altrettanto generosa per un concerto dove voleva andare e non so come si chiama, quindi adesso mi è sfuggito, una ragazza bionda che nel video parla, no? E credo che la forza nel vedere nelle classi i loro vissuti spesso sono usciti attraverso le parole di altri ragazzi, talvolta compagni di classe, in questo caso attraverso il video. Poter spezzare questo video permette anche di cogliere quel tra virgolette che diceva Doina, che magari appunto mentre lo dici non te ne accorgi neanche, perché già è tanto quello che stai dicendo, e però mentre lo stai dicendo ti accorgi che hai bisogno anche tu di auto proteggerti e di dirti quello che è possibile. Fermarsi al tra virgolette permette a qualcun altro di vedere quella forma di violenza psicologica che altrimenti non vedrebbe. Cioè la tengo corta, anche se non l'ho tenuta corta, ma io credo che in questo modo, che
si può fare un lavoro di prevenzione. Cioè, questo è un video che non parla della violenza maschile sulle donne, io lo ripeterò all'infinito. Questo è un video che serve a mettere in evidenza le relazioni tra i ragazzi e tra le ragazze. Se nelle relazioni tra i ragazzi e le ragazze ci sono dei campanelli d'allarme, delle cose che io come centro antiviolenza vedo e non posso esimermi dal dire attenzione perché un atteggiamento di questo tipo può portare a, ma è in questo modo che in questa città abbiamo fatto circolare i vissuti. Questo oggi è successo una volta, 10 anni fa era ci metto la faccia, stiamo facendo una campagna adesso con dei ragazzi in città che si chiama Women, stiamo cercando di, come dire, tutti quanti circondare la violenza, ma la violenza è fatta di piccoli gesti nella vita quotidiana, o riconosciamo i gesti della vita quotidiana oppure rischiamo di pensare sempre che la violenza sia di qualcun altro. Spero e credo, forse perché sono un ottimista nella vita, spero che il lockdown abbia permesso non solo l'esasperazione della violenza, che questa purtroppo l'abbiamo gestita e la gestiamo al centro antiviolenza, ma di poter confliggere. Se stare chiusi in casa con un compagno, una compagna, un fidanzato, incontrarsi, stare tanto tempo insieme durante un lockdown, poter fare esercizi e palestra di conflitto, è l'antidoto, secondo me, più forte rispetto alla violenza. Saper confliggere, saper confrontarsi e saper anche litigare, saper discutere, questo è parte della prevenzione della violenza sulle donne, ma per fare questo bisogna avere le idee chiare, quello che diceva Doina prima, cosa sento, cosa mi piace, cosa voglio, io, cosa sento io, non gli altri, poco importa che gli altri diano un giudizio, intanto sto vivendo io. Quindi grazie davvero tanto sia a chi si è prestato a fare questo video e quindi tecnicamente, ma mi viene da dire, scusate ragazzi, non voglio abbassare la mia stima nei vostri confronti come videomaker, siete stati dei meravigliosi coetanei, prima ancora traditi dalle vostre espressioni, dalle vostre facce, e c'era bisogno di questo. E accanto a questo avete messo la vostra professionalità, le vostre competenze. Quindi grazie a voi per come avete attraversato questa esperienza e grazie alle tante donne che ci sono all'interno di questo video che hanno così generosamente prestato. Non ultimo i maschi, pochi maschi presenti nel video ma preziosi, tutti, perché appunto nelle relazioni ci siamo maschi e femmine e quindi è bene. Può essere che un altro video sarà fatto solo di maschi. In questo momento storico forse dobbiamo aspettare, abbiamo bisogno di preparare la possibilità di parlare anche per i ragazzi su quello che a loro succede. Grazie Alessandra, hai detto come sempre parole importanti che dovremmo sposare una per una, comprese anche le pause e le virgole, ma visto che hai citato e ringraziato altre persone presenti nel video, io so che è presente con noi anche Milena e mi piacerebbe, ci piacerebbe. Buonasera. Ciao, ciao, grazie Milena, benvenuta. Ma grazie a voi in realtà, veramente. Per essere qua con noi. No, perché rivedermi a un anno e mezzo di distanza ed era la prima volta che io parlavo di un problema che stavo vivendo da un po' di tempo e rivedermi adesso libera e in quel momento che ancora cercavo di giustificare una cosa del genere, perché io molte volte ho sempre detto anche durante la conversazione che non era colpa sua, che comunque era buono, era di indole buona, che non lo facevo apposta. Rivedermi adesso che ormai è tanto tempo che ho chiuso i rapporti completamente, è stato veramente un emozionante. Ringrazio anche Doina perché anche in quello che lei ha detto mi ci sono ritrovata veramente tanto ed era una cosa che mi serviva sentirmele dire ancora adesso, perché molte volte mi dico sempre un po' era colpa mia quando non lo era, perché io alla fine sono sempre stata quello e lui mi ha cercato di cambiare come ha provato a fare anche il suo ex a lei, ed è bello vedere come si riesce a superare una cosa del genere e come tante ragazze dovrebbero iniziare a sentirsi dire queste cose
dovrebbe fargli veramente quel campanellino che ho detto che non esiste, in realtà esiste, siamo noi che cerchiamo di nasconderlo molte volte per paura. E quindi vi ringrazio io voi, perché dopo quello ho iniziato a fare un mio percorso, in un certo senso di guarigione, e quindi grazie. Siamo noi che ringraziamo te, tutte e tutti noi, appunto come donna, come tutti gli altri e anche le altre ragazze che hanno, come abbiamo detto, ma ripetiamolo a costo di essere ripetitivi, hanno veramente, ci hanno regalato con grandissima generosità la loro storia. Le cose da dire sarebbero ancora tantissime stasera, ma niente come le vostre parole nel video e adesso possono essere sicuramente efficaci. Siamo contenti perché questa è una giornata in cui appunto si parla tantissimo, l'abbiamo detto all'inizio ma lo ripetiamo per chi non c'era, si parla di vittime, di numeri che però non siamo in grado in realtà di contenere, appunto, perché sappiamo che sono tantissime le persone che non denunciano. Lo avete raccontato anche voi, le violenze non sono soltanto quelle, al di là del virgolettato di Doina, che ormai ci porteremo in giro sempre, tra virgolette, psicologica, che sia con o che sia senza queste virgolette, lo abbiamo detto, la violenza maschile sulle donne ha tantissime forme e non sempre però alcune ragazze riescono a trovare la forza che voi avete trovato da sole. Sicuramente ce ne saranno tante che riusciranno a trovarla anche grazie a questo video, non lo sappiamo, è il nostro obiettivo, quel campanello di cui i ragazzi parlano e quella apertura al conflitto e al confronto e a saper parlare senza delle risposte ma cercando le risposte insieme, che Alessandra Campagna ed Elisa Bianchi di Non da Sola ci dicono come un mantra. Sicuramente anche un'altra cosa ci portiamo via stasera, almeno io sicuramente, riuscire a non aver paura di avere paura e di non essere capiti. Quindi abbiamo bisogno però di una rete intorno. E abbiamo bisogno di cominciarlo a fare non quando il problema esplode, ma prima, molto prima. Quindi tutto quello che Non da Sola fa all'interno delle scuole e nella città è prezioso. Io vorrei ringraziare, prima di chiudere, innanzitutto il nostro Alessandro Scillitani, che non ha fatto soltanto il supervisor di questo meraviglioso docufilm, ma ha fatto la regia di questa serata, come se fossimo in Rai, in Mondovisione, in questo momento. Quindi davvero Alessandro, grazie tantissimo, perché io non ho idea di quello che stia succedendo in questo momento. Io vedo la mia faccia e mi sembra un miracolo, per cui io sono il notaio da fuori. Io ho sempre desiderato avere un notaio da fuori, capito? Cioè che uno che mi manda il messaggio e mi dice il tuo microfono non funziona, io sono felice. Quindi grazie Alessandro e grazie ovviamente anche per tutto il percorso. Prima di chiudere, i nostri videomakers stupendi, meravigliosi, vogliono far un altro saluto, chiedo anche all'altra notaia, che è Elena, che ha tenuto un po' la chat, i conti, il mondo fuori, ci sono altri interventi, se ci sono richieste, dici Elena, tu sei la nostra redazione in questo momento. Io non ti sento, sei muta, una redazione muta, smutizzati. Ok, non credo, non ho commenti, però sono tutti molto felici, secondo me, di quella che è stata questa serata. Ci voleva per lasciarci dopo questa giornata nera, che ogni anno è molto nera, con davvero un impegno che possiamo fare tutte e tutti, ricordandoci anche un'altra cosa però, che questo è successo una volta, non riguarda soltanto appunto questo virtuoso percorso che si fa nelle scuole, è un impegno che ci dobbiamo voler assumere un po' tutte e tutti noi, per le storie che sentiamo intorno, per quello che ci viene raccontato, anche per quello che non ci viene raccontato ma che noi vediamo, come più volte quelle amiche di Non da Sola ci siamo dette, quel non fare finta di niente. Non è affatto scontato, perché abbiamo tutte e tutti una responsabilità di una questione appunto che non è più privata, mi dispiace ripetermi ma ci tengo tantissimo, ma è davvero politica, pubblica e sociale e riguarda tutti, perché è una violenza sistemica che purtroppo non è ancora finita nel 2020. Quindi
Dopo aver capito che non ci sono altre domande, ringraziamo di nuovo le nostre Doina e Milena, assolutamente, ringraziamo assolutamente Bettina Zironi, Elena Zanichelli, Lorenzo Paglia e Francesco Bassoli, che speriamo di vedere su dei davvero grandi red carpet, a questo punto anche con noi, ci auguriamo. Ringraziamo tantissimo la nostra assessora, che non so se è ancora qui con noi o è, forse si è disconnessa, ma ringraziamo anche Francesca Angelucci del Comune di Reggio Emilia, che ha coordinato insieme a noi e dagli esordi di questo progetto, ha veramente seguito tutto il processo e ci ha accompagnato stasera qui. Sono io che vi ringrazio a nome, a titolo assolutamente personale, perché per me è stato veramente un grandissimo piacere. Io seguo il lavoro del Comune di Reggio Emilia, di Non da Sola, da tanti anni, e quindi in realtà aver seguito anche il vostro lavoro, aver parlato con voi in questo periodo è stato, come sempre, un grandissimo insegnamento. Anche per me è un onore essere stata invitata a questa bellissima tavola rotonda, che io immagino ovviamente sia stata fatta in un meraviglioso teatro, su un meraviglioso palcoscenico, dove speriamo di tornare molto presto. Ringrazio anche il collettivo Amleta, che mi sta seguendo, che è un collettivo femminista di attrici professioniste che si è formato durante il lockdown e che porta avanti una grandissima battaglia di sensibilizzazione, ma anche di lotta a violenze e stereotipi di ogni genere, nello specifico nel mondo dello spettacolo. Quindi condividiamo tutto quello che è stato detto e ci auguriamo di potervi aiutare anche in tutti i futuri processi e campagne di formazione, prevenzione e sensibilizzazione.